Eccoci qua, ben trovati. Allora, per il mondo della politica è cominciato un tranquillo weekend di paura, per dirla da cinefili, perché come sapete lunedì i capigruppo del Senato dovranno decidere quando calendarizzare, cioè il giorno in cui si riapriranno le Camere, per concretizzare, incarnare la crisi parlamentare che è stata innescata da Matteo Salvini. E in questi due giorni sta succedendo di tutto, perché ci sono, oggi è stato tutto un susseguirsi di dichiarazioni, trattative, chiamate, e di questo parleremo e da questo cominceremo tra poco il telegiornale, perché se da una parte Salvini continua a richiamare le elezioni il più presto possibile, lui addirittura vorrebbe che si cominciasse la discussione in aula al Senato già il prossimo mercoledì, prima di Ferragosto. Questo, vi dicevo, lo deciderà la capigruppo. Dall'altra invece ci sono parti di altri partiti, fonti politiche, che vorrebbero allungare di più i termini. Ma c'è una novità importante, perché oggi è tornato a farsi sentire il fondatore del Movimento 5 Stelle, l'ideologo, il garante attuale del Movimento 5 Stelle, cioè Beppe Grillo, a 3 anni da quello, lo ricorderete, passo al lato del Movimento, con una dichiarazione in merito alla crisi, alle elezioni, non scontata, e che è stata poi declinata, e lo sentirete nel telegiornale, dal segretario del Movimento 5 Stelle Di Maio. Naturalmente in questa situazione si comincia anche a pensare, se non si dovesse andare alle prossime elezioni, rapidamente ha la possibilità di un nuovo governo, che dovrebbe però essere sostituito, sostenuto da una nuova maggioranza. E si sono fatte le illazioni più incredibili nelle ultime 24 ore, addirittura si è parlato di una coalizione che potrebbe sostenere il governo, formato da PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. E su questo sono tornati oggi la vice segretaria del PD, sostenendo che non c'è alcuno spazio per un nuovo governo, almeno di cui possa far parte il Partito Democratico. Naturalmente il problema è uno, è molto chiaro, è che al prossimo autunno ci sono delle scadenze importanti alle quali bisogna arrivare preparati. Prima fra tutti è la manovra economica, con il rischio che, se non dovesse essere approvata quella manovra economica, la legge di bilancio dell'autunno, scatterebbe quello che è di fatto già scritto nel saldo di finanza pubblica, cioè l'aumento dell'IVA di 3 punti, dal 22 al 25%, e questo è una delle preoccupazioni principali e maggiori di tutte le forze politiche, oltre alle altre scadenze che ci sono da qui in autunno. E nel telegiornale tra poco vi faremo vedere, oltre a sentire le varie dichiarazioni, anche che cosa significherebbe questo per le famiglie italiane, cioè quanto peserebbe questo aumento dell'IVA sulle nostre tasche. Vi assicuro che non si tratta di spiccioli. Poi naturalmente in questo clima che oramai da campagna elettorale, lo sentirete anche dai toni, proprio poco fa Giorgetti è tornato a parlare della crisi addossando la responsabilità della rottura traumatica, così ha detto Giorgetti, del governo al Presidente del Consiglio Conte, che ha chiesto appunto una via parlamentare. Vi dicevo, in questo clima da campagna elettorale i problemi, quelli poi della vita reale, naturalmente sono cristallizzati. Primo fra tutti quello della Open Arms, delle navi con i migranti a bordo che continuano a transitare al largo di Lampedusa, al largo delle altre coste italiane, senza una soluzione. Peraltro c'è stato un nuovo salvataggio sia a bordo dell'Open Arms che a bordo dell'Ocean Viking, quindi il numero dei migranti che hanno necessità di essere accolti è aumentato, con una novità giudiziaria, perché è stato presentato un esposto proprio dalla Open Arms in cui si chiede alla Procura di Roma e di Agrigento se non si configuri una fattispecie di reato nel divieto di attracco sulle coste italiane. E poi dall'estero, tra le altre notizie, vi racconteremo una storia incredibile, che è una storia di cronaca nera, molto drammatica, ma che ha i contorni di una spy story internazionale. È stato ritrovato morto nella sua cella Jeffrey Epstein, che è un finanziere statunitense, multimiliardario, che è era amico di molti potenti, tra i quali il Presidente degli Stati Uniti, Trump, ma anche Bill Clinton, ma anche scienziati, letterati. È stato ritrovato morto, i giornali statunitensi hanno inizialmente parlato di suicidio, ma ci sono moltissimi punti oscuri di questa vicenda, tanto che l'FBI sta indagando su questo punto. Era accusato, forse lo avrete letto nelle settimane scorse, di reati terribili, abuso di minori, violenza sessuale, per questo appunto era in carcere in attesa di processo.
successo, ma sono coinvolti in questa storia davvero moltissimi personaggi del gotha internazionale, come si dice. Intanto vi aspetto tra 30 secondi per i titoli e poi per le altre notizie del telegiornale. La crisi di governo, Matteo Salvini in pressing per il voto subito, teme l'inciucio tra PD e Movimento 5 Stelle, prima si vota e prima gli italiani avranno un nuovo governo e una nuova manovra, dice dalla Calabria. Per Di Maio la Lega è in preda al panico, ha fatto una scelta egoistica, dice il leader del Movimento, mentre torna in campo Beppe Grillo che mette in guardia, altro che voto, dice, salviamo il paese dai barbari. E il PD dal canto suo smentisce qualunque tipo di accordo con i 5 Stelle, anche Renzi dice no ad accordicchi, trapela però l'ipotesi di un eventuale sostegno ad un governo di responsabilità che scongiuri l'aumento dell'IVA e metta in sicurezza la manovra, lo dice Renzi, naturalmente non Salvini, che vedete nelle immagini. Ed è proprio sul prossimo governo che incombe lo spettro dell'aumento dell'IVA, qualora non venissero disinnescate le clausole di salvaguardia. Il prossimo anno ci sono, come vedete, degli errori, le immagini non corrispondono a quanto vi sto dicendo, ma insomma il senso è quello. Il prossimo anno, vi dicevo, l'imposta sul valore aggiunto potrebbe salire dal 10 al 13%, quella ridotta su cibo, farmaci, alberghi e treni, e dal 22 al 25% quella ordinaria su automobili, elettrodomestici, abbigliamento e benzina, per un costo di oltre 500 euro a famiglia all'anno. Vediamo se il prossimo è giusto. Allora, è stato trovato morto, no, era giusto inizialmente, vediamo se ce la facciamo, se rientriamo in studio. Rientriamo in studio, vi stavo dicendo l'ultimo titolo, che è quello che riguarda la vicenda di Jeffrey Epstein, il finanziere americano che è stato trovato morto nella sua cella e sulla cui morte sta indagando l'FBI. Allora, dicevamo in apertura che la crisi è in atto, c'è solo una certezza, che questo governo, così com'è, con questa maggioranza, è arrivato alla fine, alla sua fine, diciamo, politica. Ci sono però diverse ipotesi, o il voto subito, come chiede e continua a chiedere anche oggi Salvini, oppure altre ipotesi di cui parleremo tra poco. Quello che diciamo è degno di nota di questa giornata, oltre alla continua richiesta del leader della Lega di calendarizzare il prima possibile, il che significa il prossimo mercoledì, giorno prima di Ferragosto, il dibattito parlamentare, quindi la sfiducia al governo, la concretizzazione di quello che lui ha voluto come crisi di governo. Dicevo, in questa giornata c'è il ritorno del garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che ha 3 anni da quel passo al lato del Movimento, è tornato a parlare e a chiedere forse una cosa non così scontata. Matteo Salvini vuole il voto. Se le elezioni le gestisce qualcun altro, sono pure più contento, dice, avrò più tempo per la mia campagna. Campagna già avviata di fatto prima del divorzio di governo e che continua oggi in Basilicata e Calabria. A Policoro, provincia di Matera, il capitano viene accolto con fischi, gavettoni e bella ciao, ma lui comincia la giornata così. Buongiorno amici, a grillini e compagni rispondo con la forza delle idee. Bacioni. Il buongiorno dei grillini, anzi stavolta di Grillo in persona, il fondatore, l'elevato come si è autonominato lui, è all'insegna della guerra di trincea. Mi elevo a salvare l'Italia dai nuovi barbari, scrive Beppe Grillo in un post. Il titolo è La coerenza dello scarafaggio. Il senso è resistere, sopravvivere e, come dice lui, non farsi biodegradare. Sì, ma come? Coerenza ma non rigidità, cambiamenti ma niente elezioni. Mica per Salvini dobbiamo morire noi, scrive. E allora, mentre l'elevato indica la via, Di Maio tiene i piedi per terra e traduce così. Faccio appello a tutte le forze politiche, mettiamo in calendario il taglio dei parlamentari. Se Grillo dice resistere, Di Maio traduce rallentare la fine. Peccato che il carroccio sia di tutt'altra idea. La fissazione della data del a me interessa che gli italiani sappiano quando potranno andare a votare un nuovo Parlamento che lega un nuovo governo che vada avanti per 5 anni e faccia subito la manovra economica. Giorgetti, braccio destro di Salvini, chiosa, si prenda atto della situazione, la palla va al presidente Mattarella, andare a elezioni a noi sembra scontato e naturale. E su Conte rincara, non si vuole dimettere, vuole una rottura traumatica.
Il voto del resto è già nel dizionario della Lega e non solo perché Salvini fa fretta al Parlamento o perché spara contro le presunte alleanze PD 5 Stelle, ma pure per gli altri bersagli che il Carroccio oggi sceglie. Lega Salvini Premier, tanto per dirne una, rilancia il video in cui Conte parlotta con Merkel e spiega con accordi sottobanco il sostegno dei grillini a von der Leyen. Il ministro dell'Interno poi scrive: il TG del primo canale pubblico tedesco sostiene che Salvini Premier è da pelle d'oca, ma l'Europa si rassegni, dice il vice premier. Per dirle, diciamo, in maniera diretta, il sogno, quello, l'obiettivo di Salvini è quello di andare alle urne, molto chiaro peraltro, molto dichiarato, è quello di andare alle urne e ottenere un governo in cui possa governare e decidere da solo. Ha chiesto appunto poteri maggiori agli italiani 2 giorni fa. Questo naturalmente potrebbe verificarsi, ma non è assolutamente detto. Quello che poi esce dalle urne è sempre un enigma, ma non è solo quello, è che ci sono delle altre possibilità prima di arrivare al voto, possibilità di governi di nuove maggioranze o anche di governi di scopo, come si dice, o di governi del Presidente che possano transitare il Paese fino alle elezioni che non è detto si debbano tenere il prossimo ottobre. Insomma, diversi scenari. Come dicono quelli bravi, la situazione è fluida e liquida. Un governo Grillo-Renzi. La campagna elettorale di Matteo Salvini ha messo nel mirino l'altro Matteo, accusato di volere ora un accordo con i 5 Stelle pur di non andare al voto ad ottobre. Accuse le spinte al mittente dall'ex premier che su Facebook ironizza su accordi segreti tra lui e i 5 Stelle. Qualcuno già ipotizza che io possa votare la fiducia a Fico Premier, e perché non Toninelli Premier allora, o Di Battista? Dai ragazzi, non scherziamo, scrive Renzi, annunciando però che dirà la sua sull'aumento dell'IVA, sulla riduzione del numero dei parlamentari, sul chi deve gestire le elezioni dal Viminale e da Palazzo Chigi. Io non faccio accordicchi segreti, parlo con interviste, con interventi, con post. Parole che alimentano i sospetti degli uomini del segretario Zingaretti, che vedono nel fronte renziano la volontà di sostenere un governo di scopo che porti a termine il taglio dei parlamentari e sterilizzi l'aumento dell'IVA e che prolunghi così la legislatura come minimo alla primavera 2020. Non esistono le condizioni politiche per un altro governo, almeno con il PD, chiarisce la vice segretaria Paola De Micheli. E fonti vicine a Zingaretti ricordano che appena 15 giorni fa, su pressing proprio dei renziani, la direzione del partito votò un documento che sbarrava la strada a qualsiasi dialogo con i 5 Stelle. Per il PD, dopo il governo Conte, ci sono solo le elezioni. Su questa posizione da tempo Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, mentre Silvio Berlusconi vuole da Salvini la garanzia che l'alleanza di centrodestra sia ancora in piedi. Ma di alleanza il leader leghista intende parlare solo una volta ottenuta la data del voto e si sa che la sua intenzione è quella di non riproporre schemi che sanno di vecchio. Per questo c'è chi vede in Forza Italia una possibile stampella ad un governo di transizione che potrebbe raccogliere in Parlamento consensi variegati. Il capo dello Stato, che resta alla finestra in attesa dell'apertura formale della crisi in Parlamento, nelle consultazioni che verranno però dovrà verificare l'esistenza di maggioranze alternative e non raccogliticce. E dunque si aspetta lunedì, quando la capigruppo del Senato darà i tempi della sfiducia a Conte, difficile nella settimana di Ferragosto. Martedì si riuniranno i capigruppo della Camera, possibile il tentativo inseguito dai 5 Stelle di calendarizzare l'ultimo passaggio della riforma che taglia il numero dei parlamentari prima della caduta del governo, riforma che avrebbe come conseguenza il prolungamento tecnico della legislatura di molti mesi. Forzature, scenari, ipotesi che la crisi in pieno agosto e con tempi ancora incerti alimenta. Ora, lo diceva nel servizio Andrea Molino, sia se si andrà ad elezioni ad ottobre, sia si avrà un governo di transizione che traghetti il Paese a nuove elezioni all'inizio del prossimo anno, l'obiettivo principale, che poi anche la preoccupazione principale del Quirinale, del Presidente Mattarella, è che si mettano in sicurezza i bilanci dello Stato. E la cosa più preoccupante dei prossimi mesi è il possibile aumento dell'IVA dei 3 punti.
punti, un aumento che di fatto è già iscritto nei saldi della scorsa finanziaria e che però potrebbe essere disinnescato se si trovassero le coperture necessarie. Non sono poche, si tratta di 23 miliardi, ma è un punto fondamentale perché quell'aumento dell'IVA di 3 punti non solo ricadrebbe sulla parte attiva del paese, cioè sugli industriali, su chi dà lavoro, ma ricadrebbe direttamente anche sulle tasche degli italiani. Abbiamo cercato di capire come e quanto questo aumento impatterebbe su tutti noi. Una spada di Damocle incombe sul governo, chiamata a succedere l'esperimento giallo-verde di Conte. Il disinnesco delle clausole di salvaguardia per evitare l'aumento dell'IVA il prossimo anno. Dalle manovre precedenti, infatti, ci portiamo dietro dei meccanismi automatici di compensazione che servono a garantire il rispetto dei nostri conti pubblici e i parametri europei se il nostro PIL non cresce quanto previsto. Detto in maniera brutale, se il governo che ci porterà alle urne non trova entro metà ottobre 23 miliardi di euro, il prossimo anno l'IVA aumenterà. Quella ridotta, beni di prima necessità, dal 10 al 13%. Quella ordinaria, praticamente su tutto il resto, dal 22 al 25%, passibile di aumentare tra 2 anni al 26,5% se il prossimo anno non si troveranno altre coperture. Il Sole 24 Ore ha fatto una simulazione su quanto costerebbe ad ogni italiano. Mediamente 541 euro l'anno in più, senza calcolare eventuali spese d'affitto. A rimetterci maggiormente le coppie con 2 o 3 figli, con buona pace delle politiche per la natalità e del quoziente familiare. In termini percentuali, più danneggiati sarebbero i single da 18 a 34 anni, con 428 euro in più l'anno, pari a quasi il 2,4% del proprio budget. Per evitare l'aumento, il governo che verrà dovrebbe trovare risorse aggiuntive, nuove tasse o tagli di spesa, oppure fare deficit, il che equivarrebbe ad uno scontro con la Commissione europea, che già ci aspetta al varco con la prossima manovra. Commissione che ha sempre detto di vedere con favore lo spostamento del prelievo dalla tassazione diretta, l'IRPEF, insomma quella indiretta, ossia l'IVA. Per farla breve, se già era complicato per un governo coi pieni poteri disinnescare le clausole di salvaguardia, di fatto appare impossibile, vista l'incertezza dello svolgimento di questa crisi agostana, per un governo di transizione, che oltretutto potrebbe proprio non fare in tempo. Dando per scontato l'aumento, negli ultimi mesi dell'anno potrebbe esserci una corsa all'acquisto di beni durevoli o costosi, ad esempio le automobili o i computer, per risparmiare. Un momentaneo effetto collaterale benefico per l'economia, una magra consolazione per le tasche di tutti gli italiani. Chi sicuramente non aveva assolutamente problemi di soldi era Jeffrey Epstein, un finanziere americano, lo ricorderete forse perché lo scorso 6 luglio era stato arrestato con delle accuse a dir poco infamanti, abuso, violenza sessuale anche su minorenni, tratta di minori. Jeffrey Epstein è un personaggio molto noto negli Stati Uniti perché oltre ad essere un finanziere molto facoltoso era un personaggio controverso perché amico anche di personaggi molto importanti del gotha internazionale, presidente degli Stati Uniti, Trump, ma anche Bill Clinton, frequentava Oliver Sacks, a cui esponeva le sue incredibili teorie. Era un personaggio davvero controverso che, per dirne una, insegnava matematica e fisica senza essere laureato a New York negli anni 60. Travolto poi da questo scandalo, vi dicevo, è stato arrestato e questa mattina si è diffusa una notizia in tutto il mondo che ha fatto il giro del mondo perché è stato ritrovato morto nella sua cella. Si è parlato inizialmente subito di suicidio, ma come sentirete tra poco nel servizio, la situazione è ben più complicata. La notizia arriva di prima mattina sugli schermi d'America e fa presto il giro del mondo. Jeffrey Epstein, finanziere miliardario, si è suicidato. Solo che in pochi ci credono. Non ci crede l'FBI, che apre un'inchiesta, non ci credono commentatori e opinione pubblica. Perché Epstein, 66 anni, relazioni di altissimo livello, amico di Donald Trump come di Bill Clinton, Epstein, dicevamo, dallo scorso 6 luglio era richiuso nel Manhattan Correctional Center di New York con una serie di accuse gravissime e infamanti, dal traffico di minorenni alla violenza sessuale. Roba che se lo avessero condannato avrebbe dovuto non solo risarcire le sue vittime, che si contano a decine, sempre secondo l'accusa, ma soprattutto avrebbe rischiato di scontare fino a 45 anni di carcere.
Insomma, motivi per essere depresso, nonostante potesse pagarsi migliori avvocati, poteva averli sicuramente, tant'è che il 23 di luglio scorso era già stato trovato semi-incosciente nella sua cella, con strani segni addosso, e già in quell'occasione si era parlato di tentato suicidio. Solo che lui per primo aveva detto di non ricordare cosa fosse accaduto, né i suoi compagni di cella. Storia strana, poco chiara, tant'è che era stato messo sotto osservazione, ma per qualche strano motivo da qualche giorno la sorveglianza speciale a cui era sottoposto era venuta meno. E proprio per questo in serata è stata ordinata un'altra inchiesta direttamente dal ministro della giustizia. Quello che è certo è che Epstein non era nuovo ad accuse circa le sue abitudini sessuali. Già nel 2005 aveva avuto una relazione con una ragazzina di 14 anni e per questo aveva pagato una pesantissima transazione. E negli anni si erano fatte avanti altre donne che accusavano il finanziere di averle usate come merce di scambio nelle sue transazioni commerciali o come benefit per i propri clienti. I nomi che circolano in questa storia sono quelli della finanza mondiale, politici, persino il figlio della regina Elisabetta, il principe Andrea. Tanto che, cosa davvero insolita, Buckingham Palace oggi ha emesso un comunicato per dichiarare la totale estraneità del principe da questa vicenda. Dagli Stati Uniti adesso parliamo della Russia, dove si sta concretizzando un agosto davvero molto caldo per il presidente Vladimir Putin, e non soltanto per la questione degli incendi che stanno devastando la Siberia o per l'esplosione nel nord del paese, con i sospetti che si possa nascondere dietro quell'esplosione una fuoriuscita di radiazioni nucleari che potrebbero aver contaminato la popolazione locale, ma anche perché siamo in piena campagna elettorale. A settembre ci saranno le elezioni comunali a Mosca e le opposizioni continuano a essere sul piede di guerra. La Commissione elettorale le settimane scorse ha escluso praticamente dalla competizione elettorale i principali avversari del partito di Vladimir Putin, ha chiuso anche i conti dell'FBK, che è la società che fa capo a Navalny, che è considerato il principale oppositore di Putin, anche se naturalmente nei numeri non è neanche paragonabile. Continuano le manifestazioni di piazza non autorizzate e dunque continuano anche gli arresti. E oggi a finire dietro le sbarre è stata una delle rappresentanti appunto di questa opposizione. Sobov, questo è il nome della donna bionda che vedete parlare al cellulare, è una militante del movimento FBK o Fondo Anticorruzione, fondato in Russia da Alexei Navalny. Alla piccola telecamera la donna racconta: la polizia è qui, mentre noi stiamo raccogliendo firme nella nostra sede, vogliono impedirmi di partecipare alla manifestazione di oggi, ma non mi fanno paura, non mi arrenderò mai e continuerò, anzi il mio lavoro politico, stanno per spaccare la porta. La Sobov era sino ad oggi l'unica figura del fronte di opposizione a non essere finita agli arresti tra i candidati esclusi in modo coatto dalle prossime elezioni comunali previste a Mosca per settembre. Sabato scorso l'avevano fermata, impedendole di partecipare al raduno di piazza organizzato 7 giorni fa nella capitale, finì con l'arresto di 600 persone. Oggi, quinto sabato di protesta, le manifestazioni nella capitale Mosca, come a San Pietroburgo, a Rostov e in Siberia, non erano autorizzate ed altre 250 persone, calcolando tutti i raduni, sono finiti nei cellulari della polizia diretti ai commissariati. In più di un mese oltre 1000 persone sono state arrestate e denunciate per aver turbato la quiete pubblica con manifestazioni illegali. Nella seconda settimana di protesta era stato arrestato per l'ennesima volta lo stesso Alexei Navalny, condannato poi per direttissima da un tribunale di Mosca. La Sobov, secondo una nota della polizia, sarebbe stata arrestata dopo una segnalazione arrivata, a detta delle autorità, dagli stessi organizzatori della manifestazione di oggi, preoccupati per probabili gesti provocatori da parte della stessa militante anti-Putin. La polizia ha minimizzato per l'intera giornata il successo dei raduni, contando non più di 20.000 persone che, invece, secondo gli organizzatori, erano esattamente il doppio, per arginare poi l'attività anzitutto del fronte anticorruzione e soffocare ulteriormente le aspirazioni di chi si oppone al regime ventennale di Vladimir Putin e dei suoi uomini. Ieri Mosca ha deciso di congelare tutti i conti riconducibili al movimento di Alexei Navalny.
Ancora dall'estero, devo darvi una notizia che riguarda la Libia, perché il governo di Tripoli e il generale Haftar hanno accolto la proposta dell'ONU di una tregua di 48 ore in occasione della festa del sacrificio, l'Eid al-Adha, che inizierà domani e che è la festa più importante per la popolazione islamica, in cui tradizionalmente si fa la Hajj, cioè il pellegrinaggio alla Mecca, e quindi sono in movimento milioni di persone. In queste giornate, appunto, a partire da domani, tutte le fazioni in campo in Libia si fermeranno, fermeranno le armi per consentire appunto alla popolazione di celebrare la festa del sacrificio. Proprio mentre veniva annunciata la tregua ad ovest di Bengasi, però è scoppiata, esplosa un'autobomba che ha ucciso 2 addetti alla sicurezza della missione ONU e ferito 9 persone. Torniamo in Italia, anche perché questa notizia è estremamente collegata a quanto sta accadendo in Libia, un paese che non trova una sua pacificazione nonostante anche gli interventi internazionali. Proprio a causa di questa situazione sono aumentati e continuano le partenze dalle coste libiche, non soltanto della popolazione locale ma anche e soprattutto della zona centrale dell'Africa. Partono quindi barconi alla volta delle coste italiane, così è successo nelle ultime settimane. In particolare ci sono 2 imbarcazioni che hanno salvato migranti al largo della Libia, nelle zone SARS, cioè la Ocean Viking e la Open Arms, che hanno a bordo decine di migranti ma che non riescono a attraccare perché né Malta, né la Spagna, né l'Italia autorizza l'ingresso dei migranti sul territorio. Tanto che oggi la Open Arms ha deciso di presentare un esposto alla procura di Agrigento e di Roma per capire se si verifichino una sorta di fattispecie di reato proprio per questo comportamento. Intanto i salvataggi continuano, aumentano, e aumentano dunque le persone a bordo. Gli ultimi 80 profughi li hanno portati a bordo poche ore fa, soccorsi da un barcone in panne al largo della Libia, e il secondo salvataggio nel giro di 24 ore. Ora, a bordo della Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, sono 165 i migranti che attendono di toccare terra. Ma l'alta allo sbarco in Italia è stato notificato stamattina, preannunciato da una lettera del Viminale alla Norvegia, stato di cui la nave batte bandiera. L'ingresso nelle acque territoriali italiano è considerato pregiudizievole al buon ordine e alla sicurezza dello Stato, ha scritto il Viminale nella lettera indirizzata al Ministero norvegese. L'imbarcazione resta in acque internazionali. Lo stesso divieto da 9 giorni tiene in stallo al largo di Lampedusa un'altra nave ONG, la Open Arms, rifiutata da Italia e Malta. Nelle ultime ore il numero dei migranti a bordo è salito a 160 dopo che questa notte altri 39 naufraghi sono stati salvati in zona SAR maltese. Una operazione avvenuta su segnalazione di Alarm Phone e su richiesta della Valletta, disponibile a trasferire a terra solo una parte del carico di migranti, gli ultimi, non gli altri 121 in balia del mare da più di una settimana. Una decisione inammissibile, secondo Oscar Camps, il comandante della nave, che ha presentato un esposto anche a 2 procure, Roma e Agrigento, per verificare se la linea dei porti chiusi non delinei un reato. A criticare la linea del governo italiano nei confronti dei migranti è tornato Richard Gere, l'attore sceso al fianco della ONG spagnola. I politici demonizzano i migranti, dobbiamo dire basta, ha detto oggi in conferenza stampa a Lampedusa Gere, nel suo ruolo di attivista per i diritti umani. Era salito ieri a bordo della nave per portare con i volontari acqua e viveri. A bordo la situazione è grave, le persone vivono ammassate, devono scendere subito, ha aggiunto. 2 giorni fa la Open Arms ha presentato un ricorso al Tribunale dei Minori di Palermo per chiedere almeno lo sbarco dei 32 minori a bordo, tra cui 2 gemellini di 9 mesi, senza incorrere nel sequestro della nave e nelle multe fino a 1 milione di euro, ovvero le sanzioni previste dal decreto sicurezza bis per chi viola le acque territoriali, al netto dei rilievi espressi dal Quirinale. Mancano pochissimi giorni all'anniversario del crollo del Ponte Morandi, che avvenne lo scorso 14 agosto. In questo anno è successo di tutto, ci sono stati naturalmente i funerali, anche le inchieste, le polemiche soprattutto causate da quel crollo. Soprattutto polemiche che si sono riaccese negli ultimi giorni per uno studio della NASA sulle cause possibili di quel crollo, mentre intanto sul territorio si cerca di distruggere tutto quello che resta del ponte, che il lavoro non è ancora finito. Proseguono senza sosta i lavori di demolizione di quel che resta del ponte Morandi.
Tutto deve essere abbattuto per il 14 agosto, giorno di commemorazione del crollo del viadotto, come più volte aveva sottolineato il commissario e sindaco Marco Bucci. E così, in una corsa contro il tempo, si sta demolendo la pila 2, quella sul lato ovest del cantiere, con un escavatore dotato di pinze idrauliche installate sopra un braccio di 30 metri che sta spezzando in piccoli pezzi quell'ultimo tratto di autostrada a ridosso della collina di Coronata. Uno spazio difficile su cui operare, visto che nella zona sono presenti alcune tubazioni e una cabina di decompressione della rete di distribuzione del gas. A poche centinaia di metri, invece, continuano i lavori per la costruzione della pila 9 del nuovo viadotto disegnato da Renzo Piano. Qui, mercoledì mattina, si svolgerà la cerimonia ufficiale di commemorazione delle 43 vittime del crollo. Una giornata particolare per Genova, con la messa celebrata dal Cardinale Bagnasco, a cui parteciperà il Presidente della Repubblica Mattarella, con altre cariche dello Stato, attesi diversi ministri. Non ci saranno invece tutti i parenti delle vittime. Alcuni di loro vogliono evitare quella che considerano una passerella dei politici e così il 14 agosto, giorno del ricordo, diventerà divisivo con altre due manifestazioni. Quella dei commercianti di Certosa, che alle 11 chiuderanno i negozi del quartiere e si recheranno sul ponticello pedonale assieme agli sfollati di Via Porro, nello stesso luogo dove il 14 di ogni mese, a partire dal settembre scorso, alle ore 11.36 è sempre stata ricordata la tragedia. Nel pomeriggio i parenti delle vittime, questa volta tutti, si ritroveranno per una commemorazione più intima. Intanto continuano a far discutere i dati pubblicati dalla NASA riguardo i rilevamenti via satellite del Ponte Morandi. Il viadotto si muoveva dal 2015 e negli ultimi mesi precedenti il crollo i valori erano aumentati. Questi dati, assieme a quelli dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, verranno esaminati dai periti della Procura di Genova. C'è un libro di Dostoevskij, L'idiota, in cui il principe Mishkin dice che è la bellezza che salverà il mondo, nel senso che ridarà ordine, armonia al caos. La frase è sicuramente molto abusata, ma dà bene il senso del lavoro di Pietro Tosi, che è un nome che forse ai non addetti ai lavori dice poco a chi non ha lavorato nel mondo del cinema, ma che è un uomo che invece ha contribuito moltissimo proprio alla diffusione della bellezza nel mondo. Era uno dei più importanti costumisti italiani, era nato a Sesto Fiorentino ed è morto oggi a 92 anni. Ha lavorato con Zeffirelli, Visconti, Monicelli, Pasolini, ancora De Sica, Risi, Comencini. Pietro Tosi ha lavorato davvero con i più grandi registi italiani del secolo scorso, rinnovando il costume di scena e facendolo diventare specchio, carattere proprio del personaggio che lo indossava. Le immagini che state vedendo sono dei suoi capolavori, Gattopardo, Morte a Venezia, La caduta degli dei, o Rocco e i suoi fratelli, che sono soltanto alcuni dei film che appunto ha firmato Pietro Tosi, che nel 2013 aveva ricevuto un Oscar alla carriera, che naturalmente noi con queste immagini abbiamo voluto ricordare. Dopo di noi, in onda, ospiti questa sera di Parenzo e Telese, sono Enrico Letta, Alessandro De Angelis e Alessandro Sallusti. Intanto ci fermiamo per qualche istante. Eccoci, non ci sono ulteriori notizie, anzi ci siamo anche allungati un pochino. Chiedo scusa dunque subito alla linea Parenzo e Telese per In Onda. Grazie per l'attenzione, ci vediamo domani.